Rosa bianca, ali d'amore, numero 13. Daniela. Durante un convegno incontrai la mamma di Daniela che mi chiese di poter ricevere un messaggio da parte di sua figlia, morta a suicida qualche mese prima. Le spiegai che purtroppo Daniela aveva dei forti sensi di colpa a causa del dolore provocato a parenti ed amici e non aveva ancora trovato la pace. Chiedeva sante messe, comunioni e buone azioni. Fui molto triste alla fine di quel colloquio e mi resi conto che l'amore per la verità a volte comporta grandi sacrifici. Per fortuna nulla è a caso, neppure le cose che a noi possono sembrare ingiuste o crudeli. Infatti, la mamma di Daniela venne da me l'anno successivo al primo incontro e le cose assunsero una nuova veste. La signora mi raccontò che la ragazza aveva già dato più volte prove della sua sopravvivenza, cercando di farle capire che ora stava bene nel nuovo mondo, ma lei continuava a dubitare. Era di giovedì pomeriggio e Daniela venne subito per ringraziare la mamma per le tante cose buone che erano state realizzate in sua memoria durante tutto l'anno. Insisteva sul fatto che ora stava finalmente bene. Era in pace con Dio e con se stessa. Dal volto della donna traspariva però un gran dolore e sembrava che io le stessi dicendo quelle cose solo per rasserenarla. Allora, per convincere del tutto la mamma, in quell'occasione Daniele intervenne dandomi questo messaggio. Mamma, per farti capire la mia attuale condizione esistenziale in questa dimensione, sappi che ora sto aiutando, insieme ad alcuni amici, chi è prossimo al trapasso. Ti voglio anticipare che questo fine settimana un ragazzo che ha il mio stesso nome avrà un incidente con la macchina e noi ci stiamo preparando per andarlo a prendere e per accoglierlo con tanto amore. Siamo addolorati per i suoi genitori, ma noi abbiamo già organizzato una grande festa, perché consideriamo questo evento come la rinascita di uno spirito in un mondo meraviglioso. Il ragazzo che è destinato a venire in questa dimensione è un essere molto buono. Verrà coinvolta la macchina su cui viaggerà con due amici che riporteranno delle ferite non gravi. Lui invece salirà quassù. È già previsto. Ti sto dimostrando che anche il futuro fa parte della vita e che noi siamo in grado di vederlo, almeno per quanto riguarda la parte che ci compete. Per questo è giusto che ci prepariamo. Il ragazzo si chiama Daniele e arriverà questo fine settimana. Per noi sarà una gioia immensa, ma i suoi genitori, addolorati per la perdita del figlio, un po' alla volta riusciranno a trovare pace nel loro animo e con il trascorrere del tempo inizieranno a percorrere la strada che avete intrapreso voi. Cara mamma, sappi che la vita continua, continua, continua. Baci, Daniela. Il lunedì seguente il quotidiano Il Resto del Carlino riportò la notizia di un incidente stradale avvenuto sabato notte, in cui aveva perso la vita un ragazzo 19enne di nome Daniele. La madre di Daniela mi telefonò, appena terminato di leggere l'articolo del giornale che confermava la previsione della figlia, riferendomi la notizia. In seguito mi inviò una copia del giornale che conservo quale prova inconfutabile della possibilità dell'entità di conoscere il futuro.